Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in lui. Parola del Signore. Siamo entrati nella settimana santa, seguiamo Gesù accompagnati dal Vangelo. Oggi siamo invitati ad entrare nella casa di Betania, dove si trovano Lazzaro, Maria, Marta, dove si trova quindi una famiglia che vive l'amicizia, l'accoglienza, la cordialità nei confronti di Gesù. Un Vangelo che ci presenta una sorta di entrata in questa comunione, in questa anche dimensione di serenità, simpatia, accoglienza, e che però, attraverso il gesto simbolico dell'unzione, apre a uno scenario diverso. E infatti quel gesto di Maria scatena la reazione di Giuda. E poi si parla della folla, e poi si arriva a parlare dei capi del popolo, i quali, venendo a sapere di questa presenza di Gesù, di questa accoglienza o stima che veniva riservata anche a Lazzaro, arrivano a pensare male di Lazzaro e a decidere la sua morte. Quindi un Vangelo che ci fa entrare in una dimensione di positività, accoglienza, comunione, ci fa sperare in una umanità migliore, buona, ma poi purtroppo fa emergere anche l'invidia, la gelosia, tutto ciò che è il peggio dell'umanità. E allora siamo qui in questi giorni consapevoli che Gesù non è lì per caso. Gesù è l'unico che capisce il gesto di Maria, che sa che quel profumo, quell'olio è qualcosa di prezioso, così come preziosa è la sua vita e la sua offerta sulla croce. Chiediamo al Signore di poter vivere questi giorni, quindi con la consapevolezza che sono giorni ricchi di bene ma anche di male. Sono giorni in cui riassorbiamo quello che è un po' tutto il peggio dell'umanità e vogliamo metterlo dentro questo mistero di amore che è il Signore. Il nostro fondatore San Paolo della Croce usava spesso l'espressione diventare buon odore di Gesù Cristo, in riferimento alla virtù che i religiosi dovevano testimoniare. Essere quindi capaci di riempire la nostra casa della virtù che nasce dall'amore di Dio per noi, testimoniato con la nostra vita.